Dove nascono i primi insediamenti umani? L'uomo inizialmente era nomade, svolgeva il ruolo di raccoglitore e di cacciatore. Con l'invenzione dell'agricoltura, l'uomo inizia a stabilirsi in un luogo, perché necessariamente doveva spostarsi appena le risorse alimentari erano finite. Se avevo finito tutti i frutti da raccogliere, se avevo ucciso tutti gli animali che potevo uccidere, avevo due alternative: o rimanere e morire di fame, o spostarmi. Con la nascita dell'agricoltura iniziano i primi insediamenti umani. Questi avvengono dove nasce l'agricoltura. Il tutto avviene nella preistoria, nel Neolitico. Si parla di rivoluzione neolitica.